Buonasera a tutti, io vi do il benvenuto a un nuovo episodio del nostro podcast YouTube Voci di Lazzaro e sono molto felice che stasera sia venuto a trovarci un ingegnere che ha investito nel nostro territorio ma che è qui stasera per parlare di politica e commentare i risultati elettorali. Quindi do il benvenuto a Pasquale Cozzupoli. Buonasera a te Sara, grazie per l'invito, sono felice di essere qua, faccio complimenti per questa iniziativa e speriamo che abbia il successo che merita. Grazie mille. Senti Pasquale, io devo essere trasparente. Nel corso di quest'ultimo mese ho parlato con molte persone, politici e non, qui e in altre sedi. E tu sei stato uno dei pochissimi che aveva un po' pronosticato l'exploit di Rocco Campolo, e tra l'altro ipotizzando anche le sue preferenze tra le 700 e le 750 con un distacco dagli altri candidati di Lazzaro. Insomma, secondo te quindi questo sentore c'era a Lazzaro e come pensi che sia motivato un po' questo voto che poi ha ricevuto? Allora, guarda Sara, secondo le mie previsioni, questa tornata elettorale ha un vincitore e uno sconfitto. Il vincitore è Rocco Campolo. Ci siamo? Che Rocco è il vincitore. È uno sconfitto che si chiama Giuseppe Benedetto. Non possiamo dirlo. No, sì, lo possiamo dire, ma voglio ricordare che Giuseppe Benedetto è stato il vice sindaco nel corso del secondo mandato di Paolo Laganà. Però da qualche tempo è fuori per motivi lavorativi, quindi non credo abbia partecipato attivamente a questa campagna però elettorale. Però Sonia Malara era la sua candidata e rispetto a quelli che erano i desiderata di Giuseppe Benedetto, Sonia doveva oscillare tra il primo e il secondo posto e a combattere voto più o meno con la Mallamaggi, e Rocco Campolo rilegato in quinta, sesta posizione, superato persino da Spanti. Sappiamo tutti come è andato a finire. Questi erano i pronostici secondo le teorie complottiste di ultima generazione, diciamo così. Ora sappiamo tutti come è andato a finire, cioè Rocco Campolo ha avuto questo esploit e faccio i miei complimenti, congratulazioni, ha dimostrato di essere un leader, te la dica alla Peppe Servagnini. To leadership si dà il verbo to lead, che significa saper condurre. Lui ha saper condotto 739 persone al voto per lui. Quindi ha dimostrato grandissime capacità. Fermo restando che Sonia comunque ha fatto un risultato straordinario. Qui faccio anche gli auguri e complimenti anche a lei per questo risultato. Ma rispetto a quelli che erano i desiderati è una sconfitta. Però c'è da dire che la storia elettorale del nostro territorio e non solo dimostra che in realtà quando ci si candida personalmente una cosa, quando si va a supportare, a sostenere un candidato, magari che abbia la stessa base elettorale, magari che abbia anche un po' gli stessi raccoglitori di voti, però è un'altra storia, quindi noi non sappiamo se Giuseppe Benedetto si fosse candidato lui in prima persona come sarebbe andata a finire. Sì, però è sempre la sua candidata, comunque appartiene a quel gruppo di persone che sostengono un'azione politica. Diretto o indiretto lui c'è in quel gruppo e comunque la sua espressione, l'ha cresciuta lui, l'ha fatta nascere lui. Non possiamo pensare che Sonia Malara è stata abbandonata da Peppe Benedetto quando l'ha cresciuta lui, l'ha creata e cresciuta lui. Quindi comunque dietro c'è Peppe Benedetto. Senti Pasquale, cosa pensi invece di quei politici che insomma si erano impegnati per fare una lista alternativa e che poi non ci sono riusciti? Allora guarda Sara, io non lo so perché non sia stata fatta la seconda lista, anzi in realtà lo so ma non lo so. Non lo vuoi dire, ecco. No, allora non abbiamo sufficienti elementi o comunque non è detto che tutti i passaggi che io ho capito perché non si è formata sta seconda lista siano consolidati e siano veri o comunque che siano come loro vogliono farci credere, vanno consolidate, però qualche elemento lo possiamo mettere. Partiamo da quel 2017. Quelle parole che sono state dette e che ancora rimbombano nella testa di qualcuno che non lo fanno ancora dormire alla notte, se deve vincere Peppe meglio Giovanni, hanno portato a questa configurazione. Chi le ha dette quelle parole? Chi le ha dette? Farebbe bene a non dimenticarsele, perché il risultato è stato questo, di portare ad alcuni di loro ad essere KO, rasata al suolo e condannata all'irrilevanza politica. Perché tutto da lì è partito. Sì, però io credo che sia anche nelle possibilità e nel diritto dei cittadini dire di preferire un sindaco piuttosto che un altro. Cioè, non penso che sia da addebitare a chi magari ha detto preferisco X a Y, poi quello che è accaduto dopo 5 anni.
Questo no, però parte da lì, poi man mano aggiungeremo elementi se ce ne sarà l'occasione e capiranno meglio perché si è arrivati a questo risultato. Però c'è da dire, tu hai detto no, condannati all'irrilevanza politica, c'è da dire che 10 anni fa, quando Rocco Campolo ha creato una sua lista con la sua candidatura a sindaco e ha perso contro la lista di Paolo Lagarà, che era stato riconfermato per il secondo mandato, molti avevano detto che insomma Rocco politicamente poteva essere finito. In realtà poi, come abbiamo visto, è un po' risorto da quell'esperienza, è diventato vice sindaco, oggi ha avuto, come abbiamo detto, questo grande successo elettorale, quindi insomma mi sembra che in politica una seconda e anche una terza occasione non si leghi a Ma nessuno. l'irrilevanza politica, io non, la mia non è detta per il futuro, è detta per l'oggi. Poi scopriremo cosa riusciranno a fare. Comunque vanno valutate le mosse politiche. Ad oggi le mosse politiche sono state sbagliate, tutte. Ho capito, sei molto critico nei confronti di gran parte dei politici locali. Eh sì, molto critico perché loro non sono riusciti e si sono fatti la guerra tra di loro. Però comunque avremo modo di, quando tutti i passaggi saranno consolidati, di esprimere e di capire meglio perché si è arrivato a questo risultato. Senti, viste le tue grandi abilità, no, nei pronostici, ti chiedo, secondo te, come sarà composta la giunta comunale? Saranno i primi quattro alla fine? Allora, la giunta comunale sarà come tutti ce la immaginiamo. I primi quattro in classifica riceveranno l'incarico. Io vedo difficilissimo una configurazione diversa da questa e faccio un ragionamento politico. Così come lo fa, io mi metto nei panni di Giovanni. Supponiamo che salti la candidatura di Sonia. Supponiamo che magari è quella più in bilico. Secondo me non salterà e ti spiego il perché. Supponiamo che salti. Si arrabbierebbe Peppe Benedetto e indurrebbe Sonia a spostarsi verso Rocco. Rocco da canto suo non aspetta altro un ritorno all'ovile da parte di Peppe perché Rocco lo sa. Che con Peppe Benedetto chiude e vince la partita. Quindi per questo motivo Giovanni non si permette questo lusso di far saltare questo assessorato e quindi i primi quattro sono È matematici. anche vero che Sonia Malara è stata la quarta più votata e quindi comunque, visto che gli assessorati da sempre si distribuiscono per voti ricevuti, Beh, per insomma, questo lo facciamo noi così, Giovanni non ragiona così, non ragiona Motta come noi. ci deve tenere divisi, altrimenti è finita, perché no, Ok. facciamo i conti, Rocco e Sona siamo a 1200 voti con due persone, questo è un dato che Motta tiene in conto e non si può permettere il È lusso anche di... vero che la Enza Mallamagi più Giusiva Calebre fa lo stesso Ma non risultato. sono voti che possono controllare quelli di Motta, quelli di Rocco e quelli di Sonia, Motta non li Quindi tu ne fai controlla. anche un discorso di frazioni e di candidati di frazioni. Sì. Sì. Comunque noi parliamo di Lazzaro. Va bene. Senti, ti vedo molto diretto rispetto ad altri ospiti che abbiamo avuto che erano stati un po' più politically correct. Ti voglio fare una domanda che in realtà esula un po' da questi risultati secchi, ma è un po' più generale. Se noi guardiamo alla storia elettorale degli ultimi anni, abbiamo avuto per 10 anni il sindaco Giovanni Verducci, poi 10 anni di Paolo Lagarà, 5 di Giovanni Verducci, più 5 che arrivano sono altri 10. Cioè, in 30 anni, che a me sembra un periodo di tempo lunghissimo, noi abbiamo avuto soltanto due sindaci, Giovanni Verducci e Paolo Lagarà. Siamo noi che siamo restii al cambiamento o in tutti questi anni non si è riusciti a creare una lista forte, competitiva, che potesse un po' rompere questo sistema? Guarda Sara, io non so cosa vuol dire questo cambiamento e come lo intendiamo noi, però io ti posso dire una cosa. È vero che noi abbiamo avuto per tantissimi anni Giovanni Verducci, cui faccio gli auguri e i complimenti per l'ottimo risultato, auguri e buon lavoro. Magari buon lavoro è una parola grossa per Giovanni. Auguri, Ma auguri, no, non è vero, noi facciamo un grande in auguri. bocca al lupo al sindaco che abbiamo anche invitato qui a parlare con noi. Però c'è da dire una cosa su Giovanni. Giovanni è una brava persona e di questo ce ne dobbiamo vantare. Perché a queste latitudini non è scontato. Quindi comunque noi abbiamo una brava persona. Poi possiamo discutere sul programma che lo fa, non lo fa Il e tutto programma quello c'è che stato e vuoi. non c'è stato anche, diciamo, è No, no, apparso ma ed è sparito. il programma Giovanni, allora la volta scorsa era la città che vogliamo, è diventata la città che volevamo. La città che cresce, la città che cresce. A posto, il programma è fatto. Ho capito. Non è che... Senti, Pasquale, ti faccio un'ultima domanda. Come vedi il futuro politico nel nostro territorio? Questa domanda è difficile, però
Secondo te cosa potrà accadere negli ultimi 5 anni? Nei prossimi Nei 5 anni, prossimi cinque scusami. anni, ma accadrà quello che è accaduto negli ultimi 5, immagino, e niente di eccezionale, a meno che non lo so cosa possa succedere. Cioè, secondo te il risultato di Rocco Campolo alla fine ne farà di Rocco una figura intorno a cui si aggregheranno altri politici, per esempio della frazione di Lazzaro? Ritorniamo all'esempio che ti ho fatto prima. Se Giovanni sbaglia la mossa e fa avvicinare Sonia a Rocco, è fatta. Tutto lì sta. Ora staremo a vedere come si muovono. Ho capito. Ho capito. Va bene, Pasquale. Allora, noi ti ringraziamo per essere stato qui. Sei stato molto diretto, quindi grazie. Insomma... Non hai lasciato niente all'immaginazione, allora no, io ti no, ringrazio. No, ma noi avremo modo di continuare. Va bene, Pasquale, se vuoi possiamo anche fare una specie di format a due, i bisbetici indomati. Allora io ti ringrazio per essere stato qui, davvero. Grazie a te, Sara. Io ringrazio Vincenzo Toscano per il supporto tecnico e con me ci sentiamo al prossimo episodio.